091 96 11 08. Di Media News Extra, chissà quante volte avete sognato di indossare degli abiti di grandi griff come Louis Vuitton, Dior, Armani, Valentino, ma non sapete che la maggior parte di questi capolavori vengono realizzati proprio in Sicilia da un'azienda, una piccola realtà ma che in realtà è una grande realtà, San Marco d'Alunzio, ed è l'impresa di Filippo Miracula San Lorenzo. Ho il piacere di presentare il titolare dell'impresa San Lorenzo, Filippo Miracula. Filippo, raccontaci questa tua esperienza. Questa tua esperienza nasce, questa passione in giovanissima età, che tu vai via da questo, diciamo, paese che ami tantissimo per trasferirti in Svizzera. Sì, se devo raccontare la mia storia è lunga, lunghissima. Andiamo a fare una sintesi. Io vengo dalla sartoria. Fin dall'età di 7 anni facevo mattina a scuola, pomeriggio sarto. All'età di 17 anni emigro, faccio l'emigrante puro, vado in Svizzera, decido di ritornare nel mio paese, non nella mia amata Italia, ma nella mia amata Sicilia, nel mio amato paese. E da qua inizia la mia avventura, l'avventura che oggi ci porta ad essere soddisfatti a me e a tanti miei collaboratori. La domanda che secondo me ti hanno fatto in tanti: come sei riuscito ad avere questo, diciamo, portafoglio di clienti così griffati, come anticipato nella presentazione del servizio? Ma guardi, il Made in Italy fa la differenza. Io ho puntato sul Made in Italy, sulla cultura sartoriale italiana, e da là è venuto tutto con il passaparola. Nell'era di internet il passaparola mi sta portando fortuna. La serietà, la disponibilità, l'amore per il proprio lavoro assieme a tutti i collaboratori, oggi siamo un'azienda conosciuta in tutto il mondo. Allora Filippo, ora facciamo un passaggio dentro la tua azienda, così mi racconti un po' della tua azienda, anche dei tuoi dipendenti, va bene? Sì, volentieri, questo è un onore farlo, perché è alla luce del sole, così possiamo vedere in quale struttura siamo e dove siamo e in quale parte del mondo noi produciamo questi cavi eccellenti. Vedo, insomma, chi stira, chi cuce, ma in realtà questa fase di lavoro qual è? In questo reparto siamo proprio nella confezione pura, come infatti vediamo chi lavora a mano, chi stira, chi cuce, è la confezione pura, l'assemblaggio dei capi. Raccontaci un po' più della tua azienda, quanti dipendenti e quanti capi producete all'anno? Allora, noi siamo un'azienda diversa perché siamo una grande sartoria, noi non siamo un'industria. Ecco la nostra qualità da dove viene, viene dalla sartoria. La nostra azienda oggi ha 180 dipendenti, partiamo dal disegno, taglio, cucitura, stiro, collaudo e spedizione. Noi produciamo non tanti abiti, ma abbiamo una produzione di circa 60.000 capi l'anno. Ma sono tantissimi? Sono tantissimi per la qualità che sono, ma 180 dipendenti sono pure 180 dipendenti. Non ho potuto non notare oggi, stando con te in azienda, come il rapporto bellissimo che hai con i tuoi dipendenti. In realtà siete una grande famiglia che hai creato anche degli spazi per loro.
Ma questo è normale. Io da emigrante ho visto cosa significa e so cosa significa soffrire per portare qualche cosa avanti. Con i miei collaboratori abbiamo creato un'armonia tutti assieme che oggi ci porta a fare la differenza. Cioè noi non sono dipendenti, non sono il titolare. Noi la mattina ci alziamo perché abbiamo un obiettivo. E questo fa la differenza. Perché secondo te è stata scelta un'azienda siciliana da queste grandi griff? Ma la nostra qualità, come dicevo prima, la nostra disponibilità, il nostro modo di fare ci sta premiando. Ci sta premiando perché la Sicilia è lontana dal mondo, ma tante volte siamo più vicini di quanto si pensa. Noi stiamo facendo formazione e stiamo prendendo tutti gli antichi mestieri di una volta sul nostro territorio e ci stanno premiando. Filippo, a me piace fare un po' l'avvocato del diavolo. Tu a telecamere spente mi hai raccontato delle chicche simpatiche del tuo percorso professionale, delle tue creazioni, confezioni, e mi hai raccontato che dei personaggi importanti, delle first lady, hanno indossato i tuoi abiti ed è stata anche un'emozione. Ci vuoi raccontare qualche chicca? Sì, allora precisiamo che non sono i miei abiti. Confeziono per le grandi firme e prende l'abito della Galla Bruna, è stato confezionato dalla Christian Dior. Questo giornalmente noi abbiamo la possibilità di fare capi di personaggi importanti nel mondo, attrici, first lady o personaggi importanti nel mondo della politica, perché giustamente indossano capi firmati. E ogni volta che vedi un tuo abito, che emozione provi? Ma guardi, io ne ho provato tante emozioni, sono fortunato, perché andare a Parigi e vedere i capi che escono dalla San Lorenzo sui Champs-Élysées è qualcosa di emozionante, o andare a Dubai o andare a Milano o andare nella Via Condotta a Roma è qualcosa di sensazionale. Delle maison, e le maison non a caso clienti francesi, clienti americani, clienti giapponesi, clienti finlandesi vengono a San Marco d'Alunzio perché quel Made in Italy, dove noi lo stiamo boicottando da tutte le parti, quel Made in Italy fa la differenza. Ecco, la nostra forza è proprio questo. Anzi, dicevi, vengono fatte a San Marco d'Alunzio. Questa è una soddisfazione. È una soddisfazione per noi, ma è una soddisfazione anche per la Dior, anche per altri marchi, perché confezionare in Made in Italy, fare in Made in Italy oggi è un lusso. Emanuele, diciamo, hai questo grande peso di questa azienda importante che tuo padre ha creato. Tu in realtà, diciamo, hai fatto delle esperienze anche fuori. Sì, assolutamente, ho fatto un'esperienza, sono cresciuto in azienda sin da piccolo, comunque sono sempre stato all'interno di questa grande famiglia. Diciamo che io, al di là di avere quattro nonni e due genitori, ho tanti altri parenti all'interno dell'azienda, perché li sento tutti comunque di famiglia, quindi è una mia famiglia allargata. Dopodiché ho fatto un'esperienza a Bologna, in primis come studio, perché ho frequentato la Secoli come modellista, come tecnico di confezione, quindi ho imparato un po' all'interno di quell'istituto. Dopodiché ho avuto la fortuna di trovarmi, di essere stato inserito all'interno di una struttura dove si lavorava per Gianfranco Ferré, quindi come prima linea si faceva faceva il modellista, diciamo che erano le prime armi dove imparavo da Gianfranco Ferré, e dopo parecchi anni in quella struttura ho deciso di rientrare in questa struttura, dove c'è bisogno di crescere ancora di più in quest'altra struttura. Visto che oggi manca lavoro, mancano tante idee, cosa ti senti di consigliare ai tuoi coetanei? Non è semplice dare un consiglio ai miei coetanei, perché come detto prima si vede che io ho passione in quello che faccio, quindi la cosa principale per poter portare avanti
un'impresa o comunque un'idea imprenditoriale è comunque avere sempre una passione dentro e cercare sempre di andare avanti, di non sentirsi mai arrivato, di cercare di imparare sempre. Quindi non è semplice dare un consiglio. Sicuramente la cosa principale è proprio quella di avere la volontà e la voglia di poter portare avanti dei progetti senza che nessuno si abbatta alla prima difficoltà. Quindi ci dobbiamo alzare le maniche e cercare di fare il possibile. Filippo, hai qualche progetto in questo momento? Sicuramente ne hai tanti, ma qual è quello più importante? Ma guardi, i progetti noi ce ne abbiamo tanti, siamo un gruppo di persone qua dentro che pensiamo sempre al territorio, al sociale, a ciò che possiamo sempre mettere qualcosa per andare avanti. Noi come San Lorenzo abbiamo creato pure un centro di riabilitazione. La San Lorenzo sul sociale è impegnata al massimo. Il mio progetto futuro, vorrei affermare questa azienda e andare sempre più avanti, così da garantire un futuro al territorio e di conseguenza alla nuova generazione, i miei figli, e avere la soddisfazione di averlo fatto in Sicilia. Che dire, questo grande amore per la Sicilia, viva la Sicilia! Viva la Sicilia e viva tutti noi! Noi siciliani siamo bravi ad esportare fuori, fuori dalla Sicilia siamo importanti, in Sicilia magari ci freniamo, ma con la testardaggine e la tenacia io penso di riuscirci. Grazie. Grazie, grazie a te e a tutti voi. Buona serata. Grazie e buon proseguimento dei nostri programmi.